Stasera si fischia fuori, ma per bene, eh. Io veramente spero di sbagliarmi, ma stasera la vedo dura. Facciamo la stessa figura del Borussia Dortmund, state a vedere. Rade, facci un gol. Rade, facci un gol. Facci un gol. E grande amicizia. Sì, amicizia tra Pioli e Conte la voglio proprio vedere, sai. Dai, hanno Forster in porta, dai. Hanno una formazione che bene o male l'abbiamo già battuta. In panchia non hanno, a parte da Newman, Richarlison, anche Sarra, grandi nomi. Dobbiamo stare attenti, però secondo me esce fuori una buona gara. Allora, le possibilità sono due: o lacrime mie o lacrime tue. Speriamo lacrime tue, perché lacrime mie quest'anno ne ho abbastanza. Se il Milan sabato ha snobbato la partita per fare bene oggi, è una coglionata che non condivido. Divido, anche se però se poi stasera vinci te la fai andare bene, ma se oggi andiamo a peggiorare quello che è la nostra situazione, se raccogliamo due sconfitte in quattro giorni, veramente ragazzi affondiamo, perché vinci 1-0 l'andata, devi dar tutto al ritorno. L'equilibrio lo stanno ricercando entrambe. È cominciata Tottenham Milan finalmente dal basso. Vabbè, oh, abbiamo vinto in casa con Tatarusano, possiamo vincere in trasferta con Maignan, eh? Oh, forza! Però ragazzi, rimane un fatto, e io lo dico al minuto 1:31, che io ho sempre detto che una delle tre italiane in Champions League rimbalza, quindi o il Milan o il Napoli o l'Inter. Considerando che diciamo che ha più possibilità di passare adesso è il Napoli, la partita non è chiusa, che poi passeranno, secondo me è abbastanza ovvio, però non è chiusa. E io ho sempre detto che o Milan, o Inter, o Napoli rimbalzano, ovvero escono, nonostante abbiano vinto la partita d'andata. Spero di sbagliarmi, eh? Ragazzi, Messias e i cross sono due linee parallele, due rette, che non si incontreranno mai. Giroud ha tirato una palla in faccia a Leao. Ora, io posso capire che devi manovrare l'azione anche in maniera abbastanza rapida, però, cioè, bimbo. Buono! Tonali, Teo, Krunic, ha fatto la stronzata, il tocco di prima, si prende gol sul contropiede, avevano sbagliato in difesa, si prende gol sul contropiede ragazzi, sono in 10.000, tocca all'indietro, Emerson, Maignan, brivido, Leao, qua c'è un fallo clamoroso su Leao, cioè palla lontana, hanno travolto Leao, se questo non è fallo è giallo, il fallo ha fischiato, dice anche Piccinini che qua, cioè uno più interista di Piccinini non esiste, eppure dice anche lui che il giallo era giallo. Pioli, stai calmo, sennò ti buttano fuori. Stai, non ti inceppare, sei inciampato, ha laggato Teo Hernandez. Punto ragazzi, è che sti qua corrono di più, qua è fallo di Romero, lo ammonisci, è certo, c'era anche diffidato. Soffre Conte. Ma che soffre Conte? Cosa soffre? Qualcosa. Secondo me Brahim Diaz o Giroud calciando colpiscono Leao in faccia. Finta Giroud, tocco per Tonali, allarga tutto, è uno schermo. Oh, Messias! No, c'è i piedi a banana lui, peccato! Ha tirato di destra e che c'è i piedi a banana. Avesse tirato col sinistro andava in porta. Un altro giallo, Lenglet, fioccano gialli qui. Adesso litighiamo. Devo essere sincero, dopo l'arbitraggio di Firenze, dove comunque abbiamo meritato di perdere, perché quando c'è da dare a Cesare quello che è di Cesare, diamo a Cesare quel che è di Cesare, però va anche bene così, perché comunque a livello di cartellini e falli fischiati è stata una partita a senso unico contro la Fiorentina. Per fortuna il rigore era netto, quindi bene o male, su quello c'è pochi dubbi, però alcuni falli, alcune opportunità che il Milan poteva avere potenzialmente sono state bloccate da falli che io boh. Leao però ragazzi è un'ombra, proprio un ologramma Leao. Rafa dai, pronto al doppio anche per lui. Perché t'accenti Rafa? Messias, aspetta Giroud. Dai c'è Giroud. Messias, prova il tiro. Ma dai, ma perché? Ma perché facciamo sempre il solito schema? Leao invece che mettere il cross per Giroud, entrare in area, allarga per Messias. Che tira, che fa sti tiri che proprio non hanno senso di esistere. Bravi Giroud. Luseschi cerca Emerson. Emerson, Kane, Maignan coi piedi. Maignan, gran riflesso. Vedete la differenza tra avere un portiere e non averlo? Dai, finiamo sto primo tempo 0-0. Vi chiedo quello.
Si accentra dal cross. Kuzeski, attenzione, Perisic di testa. Mignon. Bravo Mignon. Va bene, va bene, dai. Va bene, va bene. Non va bene. Fare molto di più per Leao, buono, Brand Diaz, c'è Giroud. Guardalo. Giroud, guardalo. No, non ha tentato verso Krunic. Va a cercare verso. No! Ci arriva. Si era coordinato Giroud. Può bastare così. Finisce primo tempo, buono. Buono, buono, buono. Buono. Piovono fischi, allora va bene. Molto attenti. Inizia adesso il secondo tempo, signori. È subito un fallo di Giroud, bellissimo. Allora, se ci dovesse mai essere bisogno di mettere mano a questi 11 cavalieri in campo, io metterei intanto, se fosse possibile, Bennacer per, come si chiama, per Krunic. Del resto siamo con i migliori, perché stranamente non abbiamo nessuno indisponibile. E io, ragazzi, non so se in panchina. E quindi, prima di sparare una stronzata, vorrei verificare. Sì, è in panchina, quindi lo farei entrare. So che non è nelle migliori delle condizioni, però secondo me l'esperienza fa, ed è Alessandro Florenzi lì sulla destra. Una stronzata che ci poteva costare carissima, ragazzi. Io non lo voglio dire perché è il Tottenham, e allora è il Tottenham, è una squadra inglese, però in realtà è una cosa che ho visto troppo frequentemente. Cioè, è una caratteristica con cui l'Inter ci ha vinto la Supercoppa, a cercare Kane anche lui, con cui la Fiorentina ha vinto sabato, con cui anche altre squadre hanno avuto meno difficoltà del previsto contro il Milan. Ragazzi, è incredibile come queste squadre con 2-3 passaggi arrivino in porta. 2-3 passaggi, noi non ce la facciamo mai. Attenzione, Messias. Messias, Brand Diaz, buono, buono, Messias, Messias. Brand Diaz, mezzo 34 gambe, Brand Diaz. No, cosa ha preso? L'occasione più chiara abbiamo avuto noi. Fernandez, tira, tira. Gran botta. Rafa, troppo forte. Tre occasioni mille. Cosa ha preso Forster, bastardo? Tatarusano non si è messo, non ha mai fatto una parata così. Ragazzo, Pedro Porro ci fa gol. E crossfo tutto, chi cazzo è Pedro Porro? Una verdura? No, è palla impossibile. E invece, raga, forte. Allora, arbitro, stai fischiando un po' troppe poche cose. Prima un fallo su Tomori, adesso su Selemakers. Che poi vabbè che Selemakers si è intestardito perché poteva scaricare la palla e il problema non sussisteva. Però, se è fallo, è fallo. Dai, che si sta allungando il Tottenham e lascia qualche spazio, insomma. Vanno in quattro, prende palla. Pensa al tiro. Højbjerg. Grande Maignan. Bravo. Bravo Magic Mike. Ragazzi, se resistiamo altri 10 minuti, poi si stancano di fare sto gioco qua. Dai Rafa, fai qualcosa. Brahim, dai, dai, ti prego. Arriva Salmakers, Brand Diaz, Leao, Leao per lui. Tira, ma no, la casciotta. Timido. Dio mio, ci tiro anch'io così. Fernandez, Leao, dai, c'è solo un difensore, non fermarti, si è fermato. Brand Diaz, tira, ma non dribblare. Giroud, Forster. Ha dribblato. Tira, botta sicura, cazzo. Tira, tira, tira. In ripartenza Leao. Ecco perché si perde a Firenze. Perché non tirate mai. Non tirate mai. Richarlison, aiuto. Fallo. Fallo. Sì, questo è fallo da dietro. Fallo su Hernandez. Che rimane. È un fallo clamoroso. Cazzo, è un fallo netto. Agganciato Hernandez. Oh. Grande show. Pronta a rilancio, va a cercare Leao in profondità. Buono Rafa. Per lui. Rafa. Leao, vai avanti, vai avanti, vai avanti. Leao il destro. Culo. In culo. Ha tirato. E questo è il piano che meta. Com'è l'andata, ragazzi? Potevamo averne fatti un ballino. Però era giusto il movimento. Almeno altri due a Milano e un altro stasera. Abbiamo fatto più tiri di loro, eppure più tiri in porta, raga. Questo è il vostro problema, ragazzi. Questo è il vostro problema. Per cui mi ci sto incazzando da mesi. Che per fare un gol bisogna sbagliarne 85. Questo è il problema. Che non riusciamo a venirne a capo. 10 tiri, non si è fatto gol, raga. 10 tiri. Ma sapete che quantità sono 10 tiri e non fare gol? Ma ciò che fallo vai a fare, che Turale aveva recuperato palla. Stiamo svalvolando, stiamo svalvolando. Un altro fallo non fischiato, incredibile, ragazzi.
No, non fischia nulla. Nel primo tempo ci ha fatto, allora, non ci ha fatto dei favori, però si può dire che bene o male ha fischiato quello che doveva fischiare. Però ragazzi, io non dico che ci devi regalare l'anima, però se è fallo, è fallo. Cioè, a me pare un concetto così semplice. Se è fallo, lo fischi. Hernandez tiene il pallone. Qua c'è un fallo. Già, qua lo mandi fuori. Romero va via. Romero va via. Oh, ce l'ha fatta sto bastardo a fischiare. Un fallo, ma ha ammazzato te Hernandez. Perché Origi? Benasero, ok. L'ho detto 40 minuti fa che doveva entrare. Però, Origi. Vabbè, fatto. Esatto, piglia palla Leao, poi come sempre ragazzi, cioè ci andiamo a prendere la palla in situazioni improbabili e poi la buttiamo via. È un anno che si fa così. È quasi un campionato intero che stiamo andando avanti con questo gioco. Situazioni improbabili dove recuperiamo palla, in cui tu dici no, non è vero che ha recuperato palla, poi dopo che succede, tempo due passaggi e viene riconsegnata al mittente. Allora a questo punto, che cazzo lo fa lo sforzo di recuperare la palla? Leao, Rafa! Dall'altra parte Tonali, apri Tonali, no, devi aprire a Selemakers, dovevi aprire, era solo, sai, a segnare all'84esimo in faccia a Conte, saremmo venuti tutti, madonna, la superbia. Palla riparte Leao, Guizzo, bello Tonali, la mette in mezzo, no, e stavolta non tira. Il tocco per Benasser, bella la sponda, Selemakers, Selemakers, poi c'è anche Origi prova a fare tutto da solo. Ma no! Tirato praticamente mentre stava. C'avevi due difensori davanti! Mentre caschi tiri! Io non lo capisco sto figliolo. Ho paura di sto calcio di punizione, ragazzi. Son, parte il cross, Kane gira, Maignan. Maignan miracolo! La differenza tra avere un portiere e non averlo. Tonali, contropiede? Proprio Hernandez, c'è Rebic dentro, c'è anche Origi. A chi la dai, Origi? Origi! Origi! Palo! No! 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 Sempre 0-0. No! 90 minuti giocati da Krunic. Bellissimo. Poesia. Rebic! Selemakers dall'altra parte, è finita! Siamo ai quarti! È finita! Fischiate, parrucchino di merda, se la soddisfazione più grande, parrucchino di merda, a casa parrucchino di merda, parrucchino interista del cazzo, vai a casa. E tanto Milan-Salernitana poi non si vince, questo è chiaro, però godiamoci stasera, siamo tra le 8 migliori squadre d'Europa, non si sa come ma ci siamo.